Oggi nasce ufficialmente un progetto nuovo per Palermo. Nasceranno dei comitati di quartiere che ufficialmente hanno l'intenzione di cambiare la politica di questa città. Noi siamo stufi e stanchi di leucorlando e soprattutto di una vecchia politica che ho definito sempre, siamo stanchi dei panormosauri della politica di Palermo. I quartieri allora saranno Boragia e Romagnolo. Ufficialmente noi con Nenzi abbiamo un progetto di rinnovamento nel nostro quartiere, perché ci sono delle aree che sono di proprietà del comune e potrebbero essere destinate a pubblica utilità. Per esempio, l'altro ieri alcuni residenti hanno l'intenzione, a spese loro, di creare un parco giochi per i bambini vicino alle scuole popolari. Hanno chiesto l'intervento dell'AMIA per la bonifica di qui e vogliono spendersi anche loro insieme a noi per il quartiere. Come mai una giovane ragazza decide di entrare in politica? Perché allora sono stanca pure di Leoluca Orlando, diciamo, poi appunto questa cosa che dicevamo poco fa, anche di questa costa che è meravigliosa, io amo il mare da morire, e quindi sarebbe bello pure ripristinare un po'. Abbiamo affrontato questi 3 mesi di emergenza del coronavirus. E abbiamo visto e toccato con mano che la presenza delle istituzioni non ci sono state. Purtroppo sappiamo benissimo che la città è in grandissima difficoltà. Abbiamo bisogno di cambiamento, ma il cambiamento significa che prima dobbiamo cambiare noi per poter cambiare loro. E se riusciamo a cambiare loro, noi siamo sicuri che questa città può avere una sola identità, che è una città meravigliosa. Noi vogliamo essere città europea. Noi lotteremo per cercare di cacciare quelle persone che hanno distrutto la nostra città. La nostra città è una delle più belle al mondo e noi lotteremo per riconquistarla. Basta sofferenza, siamo stanchi. Orlando, mi dispiace per lei, ma è arrivato il momento di andarsene. Continua la scia di partecipazione, è veramente assolutamente contagiosa. Stiamo coinvolgendo tutti i quartieri: Brancaccio, Bonagia, Resuttana. Oggi anche qui, insieme a Marco Guccione, che ha voluto organizzare questa iniziativa, tanti candidati alle circoscrizioni, al consiglio comunale, per davvero cambiare questa città.